Salve a tutti ragazzi, con voi Vincent. Siamo con la live di PlayStation State of Play. MLB The Show 19 will be free for PlayStation Plus members starting in October. But wait, today we can also share that The Last of Us Remastered is also coming to PlayStation Plus members starting ormai in October, alongside MLB The Show 19. Our time insieme ad Uncharted, perché la trilogia di Uncharted sono dei videogiochi un po' troppo vecchi, quindi non riescono, cioè dovrebbero mantenere i server così aperti e li hanno chiusi. No, The Last of Us, ecco, questo è il momento che tutti aspettavamo. Decided to join us. All right. You all know the drill. Run your routes. Mark your logbooks. You run into anything you can't handle. Ellie! You have no idea what you're walking into. What are you doing? You don't know how large that group is. How armed. I don't care. You can't stop this. I think I'd let you do this on your own. No, vabbè. Avevano detto che sarebbe stato a febbraio, 21 febbraio 2020. Fantastico. E il bello è che Ashley Johnson aveva per sbaglio accennato una data che sarebbe stata a febbraio. In effetti a febbraio, però, mamma mia, c'è. Ecco George, c'è. Poi addirittura si vede pure il fratello di Joel. Ovviamente ci sarà da aspettarsi la versione per PlayStation 5. Più ovvio di quello, non so cosa ci possa essere. Qua che tutti stanno a scrivere The Last of Us, 21 febbraio 2020. Grazie per esserti sintonizzato. La streaming qui in Italia è iniziata alle 10, 10:24, 10:20. E il bello è che l'hanno fatto vedere per ultimo, come a dire la ciliegina sulla torta. Muah. Veramente, non vedo l'ora che arrivi il 21 febbraio, perché io l'ho già prenotato da GameStop. Però ci sarà da aspettare, perché stiamo comunque, sì, fine settembre, ma sarà una dolce attesa fino a febbraio, fino a 21 febbraio. Non so che dire, veramente bellissimo. Last of Us Movie Game. Ah vabbè, quello sì, sicuramente ci sarà qualcuno, compreso me, che lo farà il film di The Last of Us parte 2. C'è da dire una cosa, è vero che questo è un trailer alla fin fine cinematografico,
Però, sia da Uncharted 4, più che altro Uncharted Lost Legacy, aveva una grafica pazzesca, perché sicuramente è ovvio che a Lost Legacy l'hanno migliorata. Non di tanto, però l'hanno migliorata. Come ho detto, sarà pure un trailer cinematografico, però, cioè, guardate che grafica. Ma poi guardate il fratello. Non sarà invecchiato, giustamente. Come disse Joel al primo The Last of Us, e toccherà anche a te. Poi l'arco, il You have tatuaggio, no idea. che... What are you Quell'ambientazione doing? quanto mi manca. Questa ambientazione, veramente, non vedo l'ora di viverla di nuovo. È vero che c'ho comunque The Last of Us, il primo, e quindi me lo posso giocare quanto cavolo voglio. Mamma mia, poi andremo di nuovo a cavallo. Ci saranno dei momenti a cavallo. You don't know how. Addirittura in barca. Inoltre, questa scena, nel trailer che avevano mandato, che avevano fatto vedere all'E3, il primo trailer proprio, è la stessa, solo che qui si vede un po' più scuro, in un'ambientazione più cupa, e qui si vede la pistola. Là invece, nel trailer, magari vi faccio vedere la scena nel frattempo, ma penso che tutti la ricorderete quella scena. Qui si vedeva la chitarra, cioè in questo momento stava iniziando a suonare la chitarra. E aveva iniziato a cantare, quello che You è. can't stop this. Cioè, guardate i bloater, maledetti, facevano dannare. Vabbè, io all'inizio, poi uno, una volta che capisce il meccanismo, qua già si era capito, già, cioè, stava di scommetto che questo è What the hell Joel. are you E doing? infatti, Dak, il nostro caro Joel. Chissà se giocheremo di nuovo qualche volta, in qualche momento della storia, della trama, nei panni di Joel. Boh. Avevo letto che, insomma, a parte i bloater, i clicker, i runner, queste creature che abbiamo visto già nel The Last of Us precedente, avevano detto come se hanno aggiunto come creature, come infetti, anche gli animali infetti. Quindi troveremo degli animali che sono degli infetti, che sono stati infettati, un po' come Io sono leggenda. Quindi, insomma, non solo ci saranno i soliti runner, clicker, eccetera, eccetera, ma ci saranno anche gli animali infetti. Dato che ci abbiamo anche, useremo di nuovo l'arco, sarà tipo Tomb Raider. Oh, e giustamente poi arriva Neil Druckmann con il post su Twitter e sicuramente anche sul Instagram, e ha mandato ovviamente il trailer. La Naughty Dog ha mandato il post. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io veramente non vedevo l'ora di vedere un altro trailer di The Last of Us Parte 2. Alcuni dicevano che ma magari faranno vedere un altro gameplay. Io avevo pensato, ma non credo, perché comunque il gameplay, un grande gameplay, già l'avevano fatto vedere con una grande grafica. Penso che faranno vedere di più un trailer, perché finora di trailer sì, ne hanno fatti vedere, ma non hanno fatto vedere proprio un trailer con questa grafica qui. All'E3 fanno vedere un gameplay di un videogioco. Di solito, se questo video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'ho ancora fatto. Buonanotte o quello che è. Adesso ci azzecca benissimo. Adesso che lo state vedendo, non ci azzecca perché sono le 12, mezzogiorno. Però adesso che lo sto facendo io, cioè sono le 10:38, le 11:20, ci azzecca. Buonanotte, o quello che è. Meanwhile,